ragazzi, riesci tutti quanti carichi e belli impatti nel canale, il nostro bel video insieme, l'orario è un po' più tardivo ma c'erano tanti contenuti da preparare quindi ho dovuto un attimo raccoglierli e imbastirli e quindi parleremo sicuramente di calciomercato perché sono degli sviluppi fenomenali per gennaio sia sulle cessioni che sugli acquisti. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community come al solito, Massimo Lomagna vi accoglie con grandi braccia aperte come delle ali di aquila e spero che in questi mesi darete grande sostegno e grande manforte. Così come ringrazio davvero di cuore tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono con grande ardore e grande passione. Allora, partiamo con la notizia del giorno. Sapete già che è ormai da tempo che Ramsey siamo separati in casa, Allegri non lo vuole più, non lo considera più neanche un giocatore in grado di fare le rotazioni, di rientrare negli ultimi 10 minuti come avete visto, gli preferisce un Rabiot a mezzo servizio e a gennaio quindi è già stato scelto come primo possibile giocatore in partenza e l'Everton si è messo alla finestra, così come aveva provato a farlo anche il Newcastle in precedenza, ma diciamo la vera voce è quella che Ramsey molto probabilmente finirà all'Everton. È diciamo un obiettivo di mercato che loro hanno da tempo e quindi proveremo in tutti i modi appunto a cederlo a loro, penso all'inizio con un prestito, però butta via, cioè anche solo se riuscissimo a snellire l'ingaggio che ha oppure a dimezzarlo facendo pagare la metà a loro e metà a pagarlo noi sarebbe oro colato. Quindi se ci sono altri sviluppi chiaramente ve li darò, per il momento questa è la news ancora in superficie, cioè che Ramsey abbandonerà sicuramente la Juve a gennaio. E appunto però i dettagli della trattativa vera e propria non ci sono ancora perché appunto non si sono seduti al tavolo i dirigenti della Juve e quelli dell'Everton e quindi ancora delle cifre sicure, certe, ufficiali non ci sono. Stessa cosa può valere per Arthur ragazzi, perché Arthur anch'esso, anche se a me dispiace molto perché poteva tranquillamente essere un'alternativa al tandem Locatelli-Bentancur come diga davanti alla difesa, ma evidentemente Allegri che ne dica in conferenza quando gli chiedono cosa ne pensa di Arthur, non lo vede assolutamente, perché altrimenti l'avrebbe fatto giocare molto di più e non l'avrebbe tolto al 69esimo contro il Sassuolo o contro il Verona dove ha giocato un pochino, quindi dubito che rimarrà e il Siviglia anche esso alla finestra, quindi attenzione a questo sviluppo, perché se la Juve dovesse riuscire a dare via entrambi, chiaramente i nomi di Witzel, Claudio Coné e Zaccaria si farebbero sempre più imponenti, anche se va detto che il City si è buttato a capofitto per provare a prenderlo e questo fa capire il valore del giocatore, che magari è un sottovalutato ma in realtà farebbe veramente favillo in un centrocampo come il nostro, perché pensate, Bentancur e Locatelli quando hanno cominciato a essere messi nel loro ruolo, cioè Locatelli a fare da fisarmonica con Bentancur, Locatelli in posta, Bentancur fa interdizione e ruba palloni e si continua a interscambiare la posizione alta e bassa, figuriamoci cosa può fare Zaccaria da noi, capite anche voi ragazzi, a volte i giocatori che magari non vengono presi neanche sul serio, quando entrano in un meccanismo di gioco dove rendono al meglio, fanno la differenza, poi già se di base a livello di qualitativo e di tecnico sono forti, a maggior ragione, darebbero una sferzata di energia in più alla squadra, quindi questi sono un po' gli aggiornamenti che si stanno facendo vivi in questo momento nel calciomercato juventino. Quindi i nomi del centrocampo sono purtroppo soltanto questi, perché i Tchouaméni di turno sono spariti, Van de Beek di turno sono spariti, Isco era stata una voce temporanea, e quindi purtroppo questi sono quelli che ci dobbiamo far andare bene. Tra l'altro io sono convinto che alla fin fine noi non riusciremo né a prendere Camarà, troppo giovane, Coné, troppo giovane, io non mi meraviglierei se andessimo su Witzel, non me ne voglia veramente, però è anche un affare molto più facile perché è un giocatore che ha giocato in squadre abbastanza minori, non ha mire eccezionali a livello di big club e non viene appetito da grandi club e poi viene da un'esperienza al Bundesliga, un campionato che secondo me è accostabile alla Serie A a livello di tattica almeno e quindi il salto per lui sarebbe molto facile e Allegri sapete che predilige i vecchi, lo sappiamo, purtroppo è così, 32 anni e addirittura Tolisso sempre rotto, 27enne non va bene. Allora, il sempre rotto per Allegri va bene, ma l'età è ancora un po' troppo giovane, adesso la butto in battuta, però capite anche voi che questo è un po' il concetto di Allegri, non gli piacciono i giovanotti, e l'avete visto che faccia serie che ha fatto anche ieri col Genoa dopo aver vinto bene con Pellegrini sugli scudi, ha fatto la faccia da funerale, come per dire non ho potuto mettere Sandro, perché? Purtroppo, perché
non lo so, non è al meglio, non perché è scarso, perché non è al meglio e perché purtroppo ho dovuto mettere Pellegrini in questo momento perché forse diciamo, in una forma migliore. Cioè, non ammetterebbe mai che ha sorpassato di gran lunga nelle gerarchie Sandro. Cioè, avrebbe sempre questa mentalità, poveretto, di compiangere i giocatori che sono scarsi. Vedi, appunto, Sandro, Rabiot, Morata. È proprio una fissa sua mentale. Cioè, Chiellini lui lo vedrà sempre come migliore, anche quando aveva 40 anni. Questa mentalità purtroppo deve migliorarla. E però io spero, ho visto un lumicino, un cerino di speranza dopo la conferenza col Genoa, che migliorerà in questo, perché non ha alternative, altrimenti si becca degli insulti, degli improperi della tifoseria che continuano a criticarlo, perché i tifosi sono esperti di calcio, sanno più di lui a volte. E quindi sono stanchi di farsi prendere in giro per i fondelli, così come sono stanchi delle falsità che dicono i dirigenti Agnelli, Cherubini, che arriverà un grande giocatore, che diventeremo grandi. Vogliono vedere i riscontri, la concretezza. Non basta, perché loro pagano i biglietti, pagano DAZN, Sky, i pacchetti, insomma, per vedere le partite. Quindi vogliono un tornaconto, non vogliono solo fumo. Quindi questo è, diciamo, un discorso generale che mi premeva fare per far capire che in questo momento l'ambiente bianconero è in subbuglio e anche i tifosi che prima se la bevevano molto, adesso non si stanno più, perché vedono squadre come Napoli, Atalanta, Milan, lasciamo stare Inter che è una bella rosa, che non hanno rose molto più forti di noi, ma riescono a rendere perché il lavoro dell'allenatore, l'impronta è netta. E anche le rose non sono molto intercambiabili, non è che hanno molte rotazioni, giocano come noi, con la frequenza nostra, però sono sopra di noi 8-10 punti. Quindi questo è il punto. Allegri deve dare quel qualcosa in più per dare questa sferzata alla squadra e farla rendere, almeno nelle prossime 3 partite che mancano alla fine del girone d'andata, per essere, diciamo, almeno agganciato a tenere le 4 squadre, e poi deve assolutamente capire chi sono gli 11 titolari da non rimuovere mai e da far alternare soltanto, esclusivamente, quando questi si stancano. E questo deve essere veramente un partito preso da parte sua. E secondo me adesso lui, con i giornalisti che comunque lo tartassano ogni conferenza, i tifosi stanchi, gli youtuber che comunque dicono la loro, e sicuramente Allegri e lo staff visionerà qualche video ogni tanto, mi auguro, e piano piano hanno cominciato a capire chi deve giocare. E questo è già un passo avanti, quindi ricordiamoci che la rosa è competitiva, se facciamo giocare chi deve giocare. In più dobbiamo avere assolutamente Vlahovic, che penso arriverà a giugno, e poi a centrocampo qualcuno arriverà. Io vi dico sempre i soliti nomi: Camara, Zaccaria, Witzel e Koné. Teniamoceli da conto, perché uno di questi, secondo me, tornerà ad andare man forte a noi. Lasciate un bel pollicione, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto e grazie di esserci come sempre.